Ma se sei così bravo nel marketing, come mai non ti caga nessuno? Perché dovrei pagare te se hai solo 1000 ascoltatori mensili? Eccetera, eccetera, eccetera. Oggi rispondiamo a tutti questi bei commenti. Ciao guerrieri, innanzitutto mi presento per chi non mi conosce, io mi chiamo Red Sky, sono un musicista, innanzitutto. E poi ho un'agenzia che si chiama Ronin, in cui aiutiamo gli artisti a ottenere risultati migliori con la propria musica, a farla conoscere. E ogni tanto capita che qualche hater mi fa notare questa cosa e mi dice, quindi, perché dovrei contattare te e pagare te per farmi aiutare a fare più numeri se tu hai dei numeri così bassi? Ora, questo discorso sembra di buon senso, sembra logico, ma spesso le cose che sembrano logiche per realtà non lo sono. E quindi in questo video vi vado a rispondere a queste critiche e a farvi capire perché sono delle grandissime minchiate. Perdonatemi, ma ho un carattere di merda e quindi ogni tot hater che arrivano io a un certo punto poi mi incazzo e devo rispondere. Vi risponderò con 5 argomentazioni che vi faranno capire come funzionano le cose nel mercato musicale e perché ha senso affidarsi a me anche se non ho 1 milione di ascoltatori. Poi valuterete voi. Allora, il primo punto è che il marketing non ti rende famoso. C'è questa credenza che il marketing sia una sorta di bacchetta magica dove io pago te e tu mi rendi famoso. E da qui scatta il ragionamento, cioè se il marketing ti rende famoso e tu sei bravo, come mai non sei famoso? Il fatto è che non funziona così. Non è che il marketing ti rende famoso, il marketing è una skill che tu impari e poi da lì ti giochi la tua chance. Sarebbe come dire, che ne so, perché se mi iscrivo a calcio poi non divento Cristiano Ronaldo? L'allenatore ti insegna a giocare a calcio, poi dipende da te usare quello che hai imparato per diventare il migliore del mondo, ma iscriverti a calcio non ti garantisce di vincere la Coppa del Mondo. Il fatto è che se neanche ti iscrivi, neanche puoi giocare. Se ti iscrivi e hai del talento e mille altre cose che devono andarti giuste, a quel punto hai delle probabilità. Quindi il fatto è, se tu, oltre a far musica, conosci il marketing, almeno hai una chance di giocartela. Se neanche usi il marketing, non esisti, cioè non sei neanche in gioco. Non è che se mi iscrivo ad arti marziali divento McGregor o divento Bruce Lee. È che se neanche mi iscrivo, di sicuro le prendo. Quindi non devi venire da me a dirmi perché tu non sei Cristiano Ronaldo, perché non è questo il discorso. Il fatto è che tra tutti i musicisti che sono in gara, uno vincerà. Uno avrà il secondo posto, uno il terzo e così via, ma tra tutti questi musicisti che quindi hanno delle conoscenze di base, quindi sanno cantare e suonare, sanno promuoversi, hanno un'identità, producono dei contenuti, all'interno di questi milioni di musicisti che fanno queste cose, qualcuno arriverà più in alto, qualcuno più in basso. Ma quelli che neanche hanno queste skills, quindi quelli che neanche iniziano a imparare a suonare uno strumento, quelli che neanche imparano a fare il marketing, che neanche fanno i contenuti, che non hanno un'identità, non sono neanche in gioco. Quindi capisci che il discorso è questo qui, cioè è un po' diverso da come la pensi tu, o meglio, come la pensano queste persone qua che mi scrivono queste cose. Cioè non è che il conoscere il marketing ti rende una star, conoscere il marketing è la base, ti dà la possibilità di entrare nel campo e di giocarti la tua partita. Se neanche hai questo, non esisti. Quindi la domanda come mai non sei famoso? Io semplicemente sono in gioco, come gli altri che stanno giocando, ma non è garanzia, cioè non è che perché conosco il marketing, altrimenti sarebbe come dire, perché se prendi lezioni di chitarra non sei Jimi Hendrix? Non è automatica questa cosa. E questo ci conduce al punto numero due, e cioè nessuno può farti emergere. Chi scrive questi commenti, sotto sotto nel cervello, ha un'altra credenza molto sbagliata, e cioè io ti pago e quindi è responsabilità tua farmi emergere. Tra l'altro di solito ti pago nella loro testa, sono 50 euro o budget ridicoli di questo tipo. Ma nessuno può farti emergere, neanche i più grandi esponenti della musica mondiale. Se ci fosse questa possibilità, che ne so, Fabri Fibra aprirebbe un servizio o la sua manager e direbbero dammi 10.000 euro e io ti garantisco che ti faccio sfondare nella musica. Come mai non lo fanno? Perché non si può.
perché non dipende da una persona esterna, solo tu puoi raggiungere il tuo successo, nessuno può farlo al posto tuo. Quindi ancora una volta la domanda diventa: come posso fare per aumentare le mie probabilità di successo? E allora ovviamente più diventi bravo a fare canzoni, più diventi bravo a promuoverti, più diventi bravo nel networking e tutte queste cose qua, più le tue probabilità aumentano, ma nessuno può garantirtelo. Vale come in tutti gli altri aspetti, cioè nessuno può farti diventare Elon Musk. Elon Musk si è fatto il culo, ha investito i suoi soldi, varie volte li ha persi, ha sudato, ha faticato, ha cercato di convincere il mondo, ha cercato di inventare cose che cambiassero il mondo e alla fine ce l'ha fatta, ma non può arrivare uno al posto tuo e farti emergere, perché il premio che ti viene dato, cioè la fama, il successo, i soldi, è il premio in cambio dello sbattimento che ti sei fatto tu, non dello sbattimento che si è fatto un altro. Cioè, ai grandi livelli della musica, il marketing serve a ottenere magari più numeri rispetto ai tuoi concorrenti. Ma a questo livello qua, tutto lo sforzo è per passare da sconosciuto che morirà di fame a artista che può farlo di lavoro. E in questo non può farlo uno al posto tuo. Io ti posso dare una mano e chiunque altro ti può dare una mano, ma è tuo lo sbattimento. Tornando alla metafora di prima, nessuno può farti diventare Messi o Bruce Lee al posto tuo. Sei tu che ti devi fare il culo. Io posso essere l'allenatore che ti risparmia tempo, ti fa risparmiare tempo, soldi, errori, ma sta sempre a te. Altrimenti gente in alto aprirebbe questo servizio e si farebbe pagare un sacco di soldi. Ma non si può. Punto numero 3, che forse è quello più importante. Io ti porto da A a B, non da A a Z. Cioè, quelli che mi fanno questo commento fanno il paragone tra i miei risultati e quelli di, che cazzo ne so, Sfera e Basta. Ora, tralasciando che lui fa un altro genere rispetto al mio e ci sono mille altre variabili in mezzo, ma il paragone che dovresti fare non è tra me e i super big della scena che hanno investimenti giganteschi alle spalle. Il paragone dovresti farlo tra me e te. Quindi, io ho 1400 ascoltatori, va bene? Non ne ho 6 milioni come Sfera e Basta o quanti cazzo ne ha. Ma tu quanti ne hai? Perché se tu ne hai 3 di ascoltatori mensili, forse sarebbe il caso, anziché rompermi il cazzo sotto i post, di imparare qualcosa da quello che ti insegno. Sia dalle cose gratuite, sia dalle cose a pagamento. Perché io non ho mai promesso che ti posso portare all'emersione o ad avere risultati di Sfera e Basta. Che cazzo ne so di come si fa? Cioè, nessuno lo sa. Dipende da mille fattori. Dipende dai soldi, dalla fortuna, dal caso, dai contatti che hai, dal genere che fai, dai contenuti che fai, dalla tua musica, da quello che piace alla gente. Cioè, non lo possiamo controllare noi. Io ti posso, però, aiutare a ottenere risultati migliori di quelli che stai facendo. Quindi se tu hai 3 ascoltatori mensili, pagare me per averne 1000 è un buon investimento. Poi quando arriverai a 1000, io forse non potrò più aiutarti e allora cercherai qualcuno che magari ne ha, che ne so, 100.000 e ti farai aiutare da lui per arrivare a 100.000. Quindi io non posso portarti al top level, ma in mezzo ci sono un sacco di vie di mezzo. Quindi dobbiamo anche essere un po' realistici. Se tu c'hai 3 ascoltatori mensili, non ti devi chiedere come ne fai 10 milioni. Comincia a chiederti come ne fai 1000, che al momento neanche esisti, neanche hai un'identità, neanche sai che cazzo stai facendo, nemmeno fai contenuti e vieni a rompere a me il cazzo perché io non ho 1 milione di ascoltatori. Pensa ai tuoi di ascoltatori che ne hai 3. Comincia a arrivare a 1000. Perché è facile dire, ah, tu ne hai pochi. Tu ne hai 1000, comincia a farne 1000. Perché non so se lo sai, ma il 70% dei profili Spotify neanche fa 1000 ascoltatori all'anno. Cioè neanche fa 1000 ascolti all'anno. Io ne ho 100.000. Quindi, se hai i miei numeri o superiori, probabilmente io non ti servo, anche se comunque un consiglio dall'esterno è sempre utile. Ma se ne hai di meno, forse è il caso che ti fai aiutare per fare un passo avanti. Quindi io non ti porto dalla A alla Z, io ti porto da A a B, che tu comunque a B da solo non riesci ad arrivarci. Poi da lì è il caso di valutare qualcun altro. Quindi smettiamo di fare i confronti con i super big, che quello è un altro campionato, e cominciamo a pensare nell'arco degli emergenti o comunque degli artisti normali, come posso ottenere più risultati anziché fare proprio schifo? Io comunque, appunto, i miei 1400 ascoltatori mensili fissi ce li ho, i miei 100.000 ascolti all'anno ce li ho, la mia monetizzazione, i miei soldi da YouTube ce li ho, i miei fan che mi pagano ce li ho.
io non faccio il lavoratore dipendente, io sono in proprio. Quindi tutte queste cose io ce le ho. Tu ce le hai? Se ce le hai, ottimo, anzi vieni a lavorare con noi e aiutiamo altri artisti a ottenere questi risultati. Se non ce li hai, forse è il caso di farsi un attimo un bagno di umiltà e contattare chi sta facendo meglio di te e farti dare una mano. Punto numero 4. Non è che basta il marketing per ottenere i risultati. Cioè, stiamo parlando di una delle cose che è una delle cose più difficili del mondo: emergere con la musica. Non è solo questione di marketing, è questione innanzitutto della musica. Quindi che tipo di musica fai, che genere fai, quanto sei bravo a farla, quanto emoziona, eccetera. Poi il marketing, quindi il saperla promuovere. Poi il networking, avere i giusti contatti, soprattutto in Italia. Poi i soldi che ci investi. Il tempo, perché anche questo viene sottovalutato. Come mai non sei ancora emerso? Forse ci vuole tempo, non è che andavi anche a chiedere a Elon Musk all'epoca come mai se sei tanto intelligente non sei ricco? Ci vuole tempo, a un certo punto poi ce la fai, non è che scatta così. E tante cose che servono, appunto soldi, tempo, contatti, fortuna, eccetera, eccetera. Conosco band che sono in giro da 20 anni, che magari fanno anche soldi vendendo i dischi, eccetera, perché nel metal ancora si vendono, e che comunque non sono ancora emersi. Cioè, non è che basta essere bravi, non basta avere il marketing, non basta provarci. Ce n'è di strada da fare. Cioè, tra tutti quelli che sono bravi, hanno il marketing, ci provano da tantissimo tempo, ci hanno messo un sacco di soldi, eccetera, 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 comunque ne emerge una piccola percentuale. Pensa a te che manco usi il marketing, pensa a te che magari lo fai da un anno e che magari neanche ti sbatti più di tanto o che hai investito 1.000 euro nella tua vita. Cioè, bisogna un attimo abbassare la cresta e capire che quello che tu interpreti come una cosa incredibile è la base. Cioè, hai fatto un bel disco? Bravo, benvenuto, siamo in milioni a aver fatto un bel disco. Hai investito 1.000 euro, benvenuto, io ne avrò investiti 100.000 in questi anni. Hai usato il marketing o hai pagato qualcuno per insegnarti qualcosa di marketing e non sei ancora famoso? Benvenuto, noi facciamo marketing da decenni. Cioè, queste sono le basi. Tra tutti quelli che fanno tutta questa roba, una piccola percentuale emerge, gli altri si attaccano al cazzo. Quindi figurati quelli che neanche fanno queste cose. Quindi nessuno ti regala il successo e quello che tu pensi essere uno sforzo incredibile è la base. Ti aspettano decenni di sputare sangue e forse alla fine forse ce la fai. Punto numero 5. Vi parlo un attimo dei miei risultati, visto che alla fine rompono il cazzo sui risultati. Parliamo un attimo dei risultati. Allora, su Spotify io ho 1.400 ascoltatori mensili fissi. Quindi non che vanno su e giù perché paghi le playlist. Fissi. Da anni. Tu ce li hai? Quando ci proverai a raggiungerli scoprirai che non è proprio così semplice avere 1.000 ascoltatori mensili, anche se lo usano come insulto. Io ne ho 1.400 fissi. Poi, come dicevo, il 70% dei profili su Spotify non fa neanche 1.000 stream all'anno. Io, se guardo le statistiche, ne ho 109.000 nell'ultimo anno, che non fa proprio schifo. Su YouTube alcuni video vanno bene, altri vanno male. In ogni caso, anche lì io la monetizzazione ce l'ho attiva. Tu ce l'hai attiva? Non faccio i milioni sicuramente, non sono uno youtuber, non mi arrivano migliaia di euro, però qualcosina mi arriva. Tu? Ho dei fan che mi pagano, a volte, diciamo, in alcuni periodi ho avuto Patreon, in altri periodi ho avuto la mia piattaforma. Tu ce li hai dei fan che ti pagano? E poi un'ultima cosa, io sì ho 1.400 ascoltatori mensili, che comunque, ripeto, non sono pochissimi. Se provi a raggiungerli ti accorgerai se è facile oppure no raggiungerli. Ma io faccio un genere che è complicatissimo. Cioè, io non faccio trap che va di moda e che ci sono 1.000 playlist. Io faccio un genere che unisce metal, rap, elettronica e canto in italiano e in giapponese. Quindi, per i rapper non sono un rapper perché sono un metallaro. Per i metallari non sono abbastanza metal perché ci rappo. In più, in italiano e in giapponese. Quindi, è veramente un casino. Cioè, prova tu con un progetto del genere a arrivare a 1.400 ascoltatori mensili. Se ce la fai, ti pago io per aiutarmi. Provaci però, perché è facile parlare sempre facendo il paragone con Sfera Ebbasta, con gente che c'ha, che fa generi di moda, che fa appunto musica ultra superficiale, ultra breve, progettata a tavolino e progettata per TikTok, con investimenti milionari dietro, facile fare il confronto con quello. Fai dei confronti normali, prova a prendere un genere che è complicato e arrivare a 1.400 ascoltatori mensili
fissi da anni, senza contare tutti i mille autosabotaggi interni che mi sono fatto, senza contare le mille volte che ho cambiato genere, perché c'è anche questo, non è che perché sai il marketing allora sei immune dagli autosabotaggi e da tutto il resto. E aggiungi il fatto che io non avevo qualcuno che mi aiutasse. Tu hai la possibilità di farti aiutare da me, quindi ti basta pagare e il problema lo risolvi. Io non avevo nessuno che mi aiutasse perché non c'era il marketing musicale 20 anni fa e neanche 10 anni fa. L'ho portato io in Italia insieme a un altro paio di persone. Quindi unisci tutto sto imbaradan di robe e capisci come mai hai 1400 ascoltatori mensili. Quindi per concludere, alla domanda come mai dovrei affidarmi a te, come mai dovrei pagarti se non ti caga nessuno, se hai 1400 ascoltatori mensili, spero con questo video di averti fatto capire innanzitutto che 1400 ascoltatori mensili è tutt'altro che poca roba, soprattutto col genere che faccio io, quindi provaci e vedi. Secondo, perché dovresti farlo perché tu non hai neanche questi, hai meno risultati di me, quindi se vuoi farti aiutare per raggiungere questi risultati dovresti valutare la cosa. E terzo, perché i clienti che io seguo ottengono risultati, alcuni di più, altri di meno, perché come ti ho detto prima dipende sempre da te e da come applichi queste cose, non è che tutti quelli che si iscrivono a calcio diventano Messi, ma comunque ho dimostrato in questi anni con le decine, decine, decine di casi studio e testimonianze che quello che insegno funziona. Poi dipende dal genere che fai, dipende da quanti soldi ci metti, dipende da quanto ti impegni, dipende dalla tua musica, dipende da tante altre cose. Se fai quello che ti dico, almeno qualche chance ce l'hai e qualche risultato in più lo ottieni. Se neanche applichi queste cose, neanche esisti, perché è impensabile oggi emergere o comunque ottenere dei risultati senza un'identità, senza fare contenuti, facendo musica uguale a quella di tutti gli altri, senza investire soldi, così, per magia. Ogni giorno escono, io sapevo 30-40.000 brani su Spotify, adesso ho visto un'altra statistica che dice 120.000, comunque esce una quantità spropositata di musica, tu pensi di emergere così per magia perché sei bello? Cioè, in mezzo a tutti noi che ci sbattiamo, investiamo, facciamo marketing, eccetera, tu pensi che basti fare la canzone per emergere? Se lo pensi, tanti auguri, ti prenderai una tramvata in faccia che ti sveglierà prima o poi. Altrimenti, se hai capito che ti serve imparare un sacco di altre skills, almeno per avere una chance, almeno per giocartela a darmi pari, e non con quelli in alto che hanno altri budget, ma con gli altri dell'underground, se hai capito che ti serve, ti consiglierei di iscriverci e di informarti un attimo su cosa possiamo fare per te. Altrimenti vai avanti da solo, come ho fatto io, e ci risentiamo tra 20 anni e mi dici cosa sei riuscito a combinare tu. Ti ricordo che qui in descrizione comunque ti lascio una guida gratuita, un PDF, che ti aprirà un po' gli occhi su come funziona la faccenda, e ti do appuntamento a lunedì prossimo con il nuovo video. Ciao guerrieri!